come l'avete riconosciuto, amici di Patrimonio Italiano TV, era Tony Di Piazza, il grande Tony, sempre lui, sempre protagonista. Esatto, Tony che tra l'altro, oltre ovviamente a essere il riferimento degli attori di Un posto al sole a New York, è anche il riferimento di tanti italiani per l'Associazione Culturale Italiana a New York, e proprio l'associazione promuove ogni anno, quest'anno siamo alla 13ª edizione, il Festival New York Canta, il festival appunto della musica italiana a New York. Quest'anno si è svolta a Milano e non in America, per ovviamente motivazioni legate al coronavirus e all'ingresso negli Stati Uniti dei cantanti. E l'evento si è svolto al locale Blue Note ed è stato condotto da Enrico Ruggeri. Questa edizione è stata vinta da Gregorio Rega con il brano Ogni Vota. Secondo posto per Ellinora e terzo per Sabba. In giuria c'erano Fausto Leali, Danti, Alan Palmieri, Mario Luzzatto Fegis, Paolo Vallesi e Federico Paciotti. Soddisfazione infinita ovviamente per gli organizzatori del festival e per il fondatore Tony Di Piazza, presente a Milano insieme a Tony Mulè e Gio Nastasi. Ma andiamo a fare un salto al Blue Note di Milano e vediamo che cosa ci raccontano. Ciao ragazzi! Un saluto a Patrimonio Italiano TV da Vittorio, a voi Mike Pilla e Luigi. Quest'anno il New York Canta si fa a Milano, sono contento che sono tornato qui in Italia, dagli Stati Uniti. E questo qua è il New York Canta, vediamo il grande maestro Enrico Ruggeri e ora proverà Vandelli. Un saluto e un bacione a tutti, ciao! Allora, ciao Luigi, ciao Mike Pilla. Mike Pilla, complimenti a voi sempre per la trasmissione. Patrimonio Italiano. Naturalmente sono stati tutti bravi, sì, purtroppo sì, sì, vincono sì. Solamente tre. Abbiamo vinto tutti. Sì, sì, tutti quelli presenti erano tutti vincitori alla fine, perché è stato davvero, per la giuria è stato difficile scegliere, però è così, i vincitori sono solamente uno più secondo e terzo. Vi aspettiamo a New Grazie York, a voi sempre per mantenere tutti informati e mantenere viva l'italianità. Patrimonio Italiano number one! Number one, ciao! Un caro saluto all'amico Tony Di Piazza, ci vediamo l'anno prossimo a New York, Tony, per il festival, ma ci vedremo a brevissimo, proprio nella Grande Mela. Non mancheremo. Ovviamente un caro saluto anche all'amico Vittorio Di Carlo, tenore, che vive a Wethersfield, nel Connecticut.